Lo que habíamos pensado Gracias. Era tener una conversación donde ustedes nos pueden ir contando cómo es su trabajo, cuáles son el interiorismo, todo ese lado del trabajo de ustedes, y de alguna manera vamos combinando con las imágenes que vemos. Bene. E vogliamo fare una conversazione? Exacto. Ok. Empecé. Allora facciamo domande. La conversazione. Venga vicino. Che? Venga qua. Bueno. Facciamo una chiacchiera vicini. Possiamo avere una sedia per la signora bueno. come questa? Conversazione. Una conversazione, muy bien. Vamos a ver, entonces, me traigo esa silla. Perfectamente, vamos a traer esta. Pero bueno, acá el interés son ustedes. Cuéntenos cómo trabajan, ¿por qué el interiorismo? Io non sono non nasco dal mondo dell'architettura e dell'interior design. Lì dove l'architetto Baisi sì. Però ho sempre avuto una grande curiosità e interesse per tutto quello che aveva a che fare con diciamo, la creazione di uno spazio e la dimensione dell'utilizzo dello spazio, di come lo spazio, cambiando lo spazio, cambia la percezione dello spazio e anche diciamo, il vissuto di chi abita quello spazio. Ed è stato, diciamo, per caso, quasi come una sorta di piacere del destino, che qualcosa che era una passione personale e che era una sorta di pratica quotidiana fatta nella misura del mio mondo, le mie case, la mia casa, è diventata poi una pratica professionale, perché tutto questa esperienza dello studio nasce dalla scommessa che il mio primo cliente fa nei miei confronti dopo aver letto una intervista sul magazine del New York Times T che aveva pubblicato la mia casa privata e nella quale pubblicazione in un'intervista fatta al giornale io dicevo un po' per scherzo che il mio sogno era diventare interior designer con clienti molto ricchi. E un cliente molto ricco, che poi era un mio amico, mi chiama e mi mostra il cantiere di una casa che lui stava facendo sulle rive del lago di Como e mi chiede se, questo poche settimane dopo l'uscita del magazine, fossi interessato a fare io la casa per lui. E in quel momento non avevo proprio calcolato l'immensità dell'impresa. E in maniera un pochino kamikaze, decisi di dire di sì. E accettai questo compito. C'era ancora qualche scoglio da superare, ovvero bisognava che io presentassi al mio amico, in potenza cliente, un progetto, una presentazione, in modo tale che lui capisse se veramente questa sua intuizione era qualcosa, sarebbe stata qualcosa che poi si sarebbe potuto vedere riflesso nella pratica. Ed è lì che ho iniziato anche a livello intuitivo il mio il processo attraverso il quale il rapporto con i clienti si sviluppa all'interno della pratica dello studio, basandomi su una cosa intuitiva ma abbastanza comprensibile come quella di cercare di conoscere a fondo i propri clienti e di sapere con molta precisione cosa sono, dov'è il loro desiderio, quali sono i loro desideri e di cercare di tradurre questo desiderio in qualcosa di organico, di coerente, che rifletta anche un senso estetico, un senso pratico, un senso della manifattura e del dettaglio che all'epoca era all'inizio e che man mano che siamo andati avanti maturiamo. Da questa esperienza con questa villa sul lago di Como, che poi con bella coincidenza ha avuto la copertina del T-Magazine 3 anni dopo,
quindi è stata la nostra prima grossa pubblicazione. Ho cercato la complicità, un rapporto di lavoro con dei giovani architetti, perché da solo io non avrei mai potuto affrontare questa impresa. E nell'arco dei mesi successivi ho aggiunto al team di lavoro, che era costituito all'inizio solo da me, altre tre persone, tra cui Stefano. E dall'epoca, poi Stefano è rimasto nello studio, gli altri sono andati, e dall'epoca il processo dello sviluppo dello studio è continuato. Te pregunto, Stefano, ¿cómo es la dinámica de trabajo, la parte creativa, el proceso? ¿Es algo que, digamos, se va llevando a cabo a medida que surgen las ideas, presentan un proyecto de cero? ¿Cómo trabajan? Dunque, tutto parte attraverso lunghe conversazioni tra noi progettisti e Luca, il quale spesso ha una visione rispetto a quella che è un progetto richiesto da un cliente. Un cliente ci chiede una consulenza, chiede il nostro aiuto per la progettazione di uno spazio, di una villa, di un edificio, di un negozio, e tutto parte attraverso innanzitutto un'indagine con il cliente di quali siano le sue aspettative rispetto a quello che vuole andare a realizzare. Successivamente iniziamo noi a fare molti dialoghi a proposito di questo, e Luca spesso ha una visione iniziale, ha un input iniziale su cui noi iniziamo a lavorare, e queste conversazioni procedono, si approfondiscono e si arriva a un risultato che è quello di una delle prime proposte che presentiamo a Luca, il quale ci dà i suoi input, che sono spesso molto precisi, molto ben descrittivi. Perdón, ¿cuál sería, por ejemplo, un input? ¿Qué sería, por ejemplo, un input que digas, uy, es una idea, es una inspiración de algo? Spesso è un'idea, spesso un'ispirazione di qualcosa, che può anche essere un dettaglio di un vestito, di una collezione di moda, che può essere un dettaglio preso da una ciotola, per fare un esempio, mi vengono in mente esempi del passato. Rispetto a quello che nel caso specifico del primo cliente, loro, quando ci confrontammo, tu non c'eri, avevano dato, come dire, la loro idea era stranamente a metà strada tra una esuberanza molto pop, molto colorata, e un certo rigore della tradizione architettonica giapponese. Una somma di ipotesi di lavoro un po' spiazzante, e quello fu l'input principale: come conciliare queste due direzioni. E da lì che nacque l'idea poi di gestire lo spazio, partendo dal fatto che era un'antica filanda, cioè una fabbrica di tessuti, di giocare sulla ritmica feriale tipica di una fabbrica, che però ci poteva riportare a un certo tipo di ritmo dello spazio dei giapponesi, ma anche all'utilizzo di molto tessuto e di pattern di colore molto primari. E in questo modo, credo, spero, siamo riusciti a trovare la sintesi di questi due input apparentemente inconciliabili. Altre volte... Sì, c'è sempre un racconto alla base di un progetto, c'è sempre una coerenza che viene ricercata. E diciamo che il racconto che si vuole fare viene tradotto poi attraverso materiali, colori e geometrie. Questo è il nostro tipo di lavoro. Con i due negozi, ad esempio, che abbiamo progettato per Aesop, partendo da un brief iniziale del cliente, siamo poi arrivati noi a raccontare la nostra storia, che non era necessariamente la stessa che è la stessa visione proposta e suggerita dal cliente, ma abbiamo cercato di sviluppare quella che era la nostra idea di un determinato suggerimento.
di un determinato ámbito anche. Sí, hablando del brief de AESOP, ayer contaron muy interesante, quizás lo quieren volver a expresar para el público, para el auditorio, cómo fue ese proceso de diseño. Cuando Dennis Papitis, ci conosciamo con Dennis a Los Angeles casualmente, e cominciamo a chiacchierare e lui mi chiese se ero interessato a pensare a un negozio. Non sapeva che avevo già cominciato la pratica di interior design. Quando glielo dissi era ancora più contento e la sua come si può dire, il suo suggerimento, il suo stimolo fu una clip di una cinegiornale degli anni 60 di una prima abortita di un'opera lirica al Teatro di Roma, dell'Opera di Roma, perché Maria Callas aveva deciso di non continuare la performance. E c'era questo piccolo cinegiornale che mostrava l'alta società romana dell'epoca che entrava nel foyer del teatro e poi la voce del cinegiornale ci raccontava che la Callas era l'ultima diva, la più diva di tutte, che non aveva voglia di continuare la performance, l'aveva interrotta. Questo era stato l'input che ci aveva mandato Dennis. E come ha detto Stefano, da questo input molto stimolante, molto interessante, per noi è stato un modo per appenderci e cominciare a salire sulla idea dello spazio senza essere letterali rispetto a questa cosa che ci aveva dato Dennis. Oltre al fatto che naturalmente la location del negozio aveva un ruolo molto importante, perché è un negozio all'angolo di una delle piazze più belle di Roma, che è Piazza San Salvatore. San Lorenzo in Lucina. San Lorenzo in Lucina. Y después está el otro ejemplo de Londres, ¿no es cierto? Que tuvieron, ¿ese fue posterior o fue anterior? È stato immediatamente posteriore al primo negozio realizzato a Roma. Ci hanno chiesto appunto di progettare anche questo negozio nel centro di Londra, a Piccadilly Arcade. E anche qui è arrivato un primo input iniziale, che era molto generico, ma specifico allo stesso tempo. E ci è stato chiesto di indagare un periodo storico, che erano una decade sostanzialmente, che partiva dal 71 e terminava con nel 1983. E sulla base di anche alcune immagini noi abbiamo iniziato a strutturare il nostro racconto, il nostro progetto, che si è tradotto poi nel concreto e nel risultato che potete vedere poi nelle immagini che scorreranno sullo schermo. Sì, in questo momento stiamo vedendo immagini di, entiendo, è tu casa, è la casa che sta in las afueras di Milán, può essere? No. No, esa è... no, assolutamente no. Questo è uno degli ambienti meno reali che esistono. Esatto. È fintissimo. Sono foto di scena dei set di Call Me By Your Name. Uh-huh. È una villa nella provincia cremasca, in questa località che si chiama Moscazzano. Questo è interessante perché, anche se non è completamente rilevante rispetto al discorso sull'interior design, ma questo posto, che non era così ovviamente, perché ora parliamo di com'è adesso, di com'è diventato, è la ragione per cui ho deciso di fare il film Call Me By Your Name, che era un film che doveva essere girato da un altro regista che io non avevo molto interesse a fare, ma mi aveva colpito questa villa, c'era qualcosa di interessante nella villa. E quando poi, per ragioni varie, mi è stato chiesto di farlo io il film, ho detto sì, ma solo se il film si svolge in campagna cremasca e in quella villa. E a quel punto abbiamo preso il sopravvento sulla villa, perché si svolge nel 1983 il film, e parla di una famiglia di intellettuali, principalmente una famiglia fatta da un grande professore universitario, sua moglie che è una traduttrice di libri, e questo giovane figlio, 17enne, che è una sorta di genietto del pianoforte. E loro hanno questa casa ereditata, non hanno molti mezzi per tenerla su, ma hanno un grande senso dello spazio, un grande gusto personale. E quindi con lo scenografo e la redattrice di questo film abbiamo ricreato l'idea della biografia di questa famiglia all'interno di questa casa, che
come era all'inizio non è così. E qua vediamo tutto il lavoro fatto appunto di allestimento scenografico, che però non è esattamente simile all'allestimento di interior design, almeno non per me. ¿Cómo es armar entonces? ¿Cuál es la diferencia que a medida que ahora estás trabajando en interiorismo notas entre trabajar para un personaje ficticio y por supuesto una persona real? ¿Cuáles son? ¿Hay similitudes? ¿Es un trabajo que te es más atractivo uno que otro o las dos te parecen igual de atractivos? Son dos mestieri un poco diversos. In un caso lo cinema, il mio compito è quello di supervisionare il lavoro del reparto, per cui non sono direttamente in capo alle scenografie, anche se chi mi conosce sa che sono un po' contro il freak, quindi anche in quel caso diciamo che... Però ha a che fare con restituire un'immagine bidimensionale che possa essere sempre... come dire, in grado di raccontare la storia che stai vivendo come spettatore. Quando fai uno spazio per una famiglia, per un cliente, per un negozio, non credo che quello sia lo scopo. Lo scopo sia quello di dare un'esperienza sensoriale vissuta al centro dello spazio da parte di chi lo abita e in qualche modo di essere trasformato dallo spazio. E non rileva in maniera particolarmente necessaria quando fai lo spazio, il fatto che questo spazio debba essere una storia delle persone che lo abitano. E più, secondo me, la traduzione dei loro desideri, mentre nel cinema è la traduzione della storia, di ciò che accade, dell'epoca anche. Sono due mestieri molto diversi. Uno è tridimensionale, fisico e sensoriale, l'altro è immersivo, ma in maniera, diciamo, bidimensionale, piatta. Bien. E poi ciò che accade fuori dal quadro può essere il niente, no? Cioè quello che c'è fuori, a destra e a sinistra, mentre quando fai uno spazio di architettura tutto deve essere considerato. ¿Cómo se llega a esa traducción de los dueños y lo que ellos quieren o de alguna manera cómo ustedes lo interpretan, cómo es ese trabajo? E secondo me ha a che fare con l'ascolto di ciò che sono i loro desideri e poi una traduzione fatta di molta riflessione sullo spazio, naturalmente. Esiste lo spazio fisico, non esiste uno spazio astratto, per quanto abbiamo appena realizzato una galleria d'arte virtuale, dove invece non avevamo nessun parametro. Però di solito si lavora sul parametro, si lavora su uno spazio specifico, un appartamento, una villa, un negozio che esistono e quindi si tratta di capire come quello spazio deve diventare in base a ciò che è il dialogo che hai tu con il tuo cliente. E si tratta sostanzialmente di cercare di portare fuori dalle parole del cliente quello che il cliente non sa di volere. E quindi praticamente si tratta di fare una ricerca visiva molto forte che non necessariamente debba essere riferibile a qualcosa di precedente in architettura o in interior design. Possono essere anche tangenti diverse, no? Cose che sono ispirazioni molto lontane dal concetto stesso di interior design. Schizzi, disegni proprio che illustrano come sarebbe la nostra idea dello spazio, materie presentate. E questo è un processo evolutivo. Dalla prima presentazione si passa a diverse fasi di presentazioni fino alla presentazione dei cucchiai per la prima colazione, per dire. ¿Cuál es el proyecto soñado que les gustaría que les encarguen? ¿Cuál sería el camino a seguir del estudio? Per te? Non abbiamo ancora fatto, anche se negli ultimi 3 anni abbiamo lavorato al restauro di una villa che ha comportato anche interventi architettonici veri e propri, quindi di costruzione.
non abbiamo ancora mai realizzato un edificio, quindi questo potrebbe essere un'ambizione per il futuro. Edificios, o sea, completos, no solamente remodelaciones interiores, sino... Esatto. Devo dire però che recentemente, non posso dire molto perché come al solito sono gli NDA e siamo in fase, devo dire che abbiamo ricevuto una commessa recentissima da una famiglia che io ammiro molto per un progetto ambiziosissimo e stupendo in una location speciale e unica che mi sembra essere una sorta di sintesi di tante cose che io amo e che mi piace vedere essere sfidato ad affrontare. È una casa di famiglia, è un progetto commerciale? È una dimora privata in una dimensione molto speciale perché si tratta di una dimora privata su un'isola. E... Bueno, no podemos saber más por ahora, entonces será sorpresa para más adelante. Entonces, ¿les gusta más hacer trabajos de, por decir, doméstico, de uso doméstico o comercial? ¿O las dos facetas son interesantes? Ma, secondo me sono in entrambi i casi ci sono ampie possibilità di creatività, di trovare una via per innovare, per ricercare, per approfondire tanti temi. In questi anni è stato possibile, in questi 5 anni di esistenza dello studio, 5/6, abbiamo fatto tante cose, anche se a volte non ci rendiamo molto conto di quanto abbiamo lavorato anche nell'ambito del disegno di prodotto. Abbiamo disegnato tantissimi prodotti per le residenze private che abbiamo progettato e quindi credo che in entrambi i casi, sia per il privato che per il retail, per esempio, anche perché abbiamo avuto per fortuna clienti illuminati in tutti questi anni, è possibile dare un grosso contributo di progettazione e di ricerca, quindi non trovo una preferenza tra i due ambiti. Ovviamente pensare di progettare uno spazio, un negozio, per intenderci, destinato a ripetersi in serie e collocarlo a prescindere dal luogo in cui verrà creato, sempre uguale, magari meno interessante rispetto a fare sempre qualcosa di nuovo. Io direi dipende dal cliente. Però devo dire che personalmente trovo che la dimensione di una residenza privata è molto stimolante, perché con una residenza privata l'esplorazione è molto profonda, al punto da andare a curare ogni singolo dettaglio, inclusi quei dettagli che appartengono proprio alla banalità, o se vuoi alla bellezza della vita quotidiana nelle sue misure più minime, come bere un caffè, o leggere un giornale, o asciugarsi la faccia con un telo di spugna, no? E se siamo riusciti un paio di volte in questa dimensione così profonda, in cui ogni dettaglio della villa o della casa erano studiati completamente da noi, e... fino al punto di aver disegnato proprio le lenzuola, i tessuti e quelle cose lì, le tende. ¿Volviste a alguna de las obras que hiciste después de unos años y te encontraste con que era algo que todavía te gusta? Non so. Sì, diciamo di sì. Diciamo di sì. C'è sempre spazio per fare cose migliori, diciamo. Per migliorare. Sí, es un poco de los errores también, uno puede avanzar y ver otras cosas. Absolutamente. ¿Y ha evolucionado el gusto, el criterio, la inspiración o tienen un estilo muy marcado?
diceva Bernardo Bertolucci, il mio maestro di cinema e di vita, solo gli stronzi non cambiano idea. E quindi... quindi evidentemente è importante sapere che si deve cambiare idea, si deve cambiare prospettiva, si deve sapere che non si sa tutto, ma si impara sempre di più, e che soprattutto quello del gusto, quello della ricerca formale sono proprio dei muscoli che vanno esercitati e che vanno fatti flettere continuamente, secondo me. E ci sono delle... speriamo di non avere seguito mode. Perché se segui le mode, poi dopo un po' il progetto decade nella sua possibilità di classicismo e di atemporalità. So che in questa pratica cambia tutto ogni tot, no? Il cliente vuole cambiare la casa, il negozio va rifatto dopo 10 anni. Ci piace pensare di fare qualcosa che speriamo che alcuni dei nostri progetti rimangano tali per sempre e non vengano cambiati, magari restaurati. Però per fare questo bisogna sapere sempre trovare la misura tra la seduzione di un gusto attuale e la lungimiranza di qualcosa che si deflette nel tempo. Obviamente ambos vienen de lo creativo y también de la actividad que hace evolucionar, como bien dijiste, desde el mundo del cine. ¿Cómo influyó tu estudio de interiorismo? ¿Hay alguna...? Io penso che il cinema ha goduto dello studio di interior design, non il contrario. Penso che grazie alla conoscenza, allo sviluppo per me personale della conoscenza dei materiali, delle metodi di creazione delle cose, questo è stato qualcosa che ho portato nel cinema, perché il cinema è un po' superficiale come pratica, perché si contrae nel tempo, devi fare tanta roba in poco tempo, con pochi soldi, relativamente pochi, no? Non potrai mai pagare 500 euro una maniglia fatta su misura, per dire, mai, per fare un film. E quindi dovrai sempre trovare la soluzione più... E con la pratica dell'interior design ho imparato cose che ho potuto trasferire nel cinema per maggiore efficienza e per maggiore risultato. Ho anche collaborato con grandi designers nel cinema che sono stati presi dal mondo dell'architettura, dell'interior design. Per esempio, per il mio film Suspiria mi sono rivolto a Ted Muehling per disegnare l'uncino che le streghe usano per trasportare le loro vittime. Oppure per We Are We Are ho chiesto a Nigel Peake di disegnare le grafiche della serie televisiva. Lo stesso Nigel Peake, con cui abbiamo collaborato parecchie volte anche in questo progetto, con cui abbiamo fatto dei tappeti molto belli. Stefano, ¿quieres contarnos algo de este proyecto en particular? Sì. Dunque, questo progetto è un progetto che abbiamo fatto tra il 2018 e il 2019. È un progetto per un brand di moda italiano che si chiama Redemption, il quale ci ha chiesto di progettare questo spazio a New York, a Soho, il loro flagship a New York, nello specifico. È un brand la cui immagine rimanda molto a immaginari dell'hard rock, ambiti più legati alla musica e a quel tipo di immaginario. E quindi abbiamo cercato di fare un racconto e raccontare... Il loro brief era i Rolling Stones, sì, in Costa Azzurra a incidere un disco e un certo tipo di flair parigino, ricordi? Sì.
E quindi abbiamo cercato di tradurre questa cosa andando a ricreare appunto un appartamento non inteso come un'abitazione tradizionale, ma un appartamento occupato da una band per trovare un momento di chiusura, di concentrazione per incidere un disco, per esempio. E quindi abbiamo cercato di riportare l'immaginario dell'appartamento parigino, dell'appartamento francese, all'interno di uno spazio che era un negozio. Era un loft di New York, poi. Esatto. Questo si traduce con una serie di elementi che sono anche un po' caratteristici della nostra pratica, e quindi il lavoro sui pavimenti, sulla geometria dei pavimenti, che si riflette poi di conseguenza e crea una tensione anche con i soffitti, che in qualche modo vengono sempre messi a sistema con la geometria dello spazio. Abbiamo lavorato sulla matricità delle pareti, che in questo caso erano rivestite in velluto, andando a scomporre e ripensare quella che era una classica boiserie, cercando in questo caso una classica boiserie francese, diciamo haussmanniana, in questo caso con il supporto di Nigel Peak, che ci ha accompagnato in questo progetto per quanto riguarda la parte grafica, quindi i tappeti e i disegni che vengono riportati sulle boiserie. Lo stesso lampadario a soffitto, un lampadario che abbiamo sviluppato con due giovani ragazzi basati su Milano, che hanno dei rapporti con le vetrerie a Murano. Abbiamo fatto un grosso lavoro di ingegnerizzazione di questo lampadario, partendo comunque da un riferimento molto preciso che arrivava da Luca. Lascio a lui la parola, magari può raccontarlo meglio di me. Beh, molto Art Deco, era una delle... Qua si vede la boiserie con il lavoro sul ritmo spezzato e il rivestimento di velluto. Era un lampadario che si base, l'ispirazione era una delle presentazioni di Lalique per il salone del design, dove nacque proprio l'Art Deco negli anni 20, alla fine degli anni 20. Entonces hay siempre una investigación, hay como una historia atrás de cada proyecto. No es solamente cumplir con el propósito práctico. Hay toda una búsqueda, cómo se inspiran, leen, caminan, viajan, buscan. Como has dicho tú, leggiamo, cerchiamo. Pero es que queremos saber cómo hace Luca y Stefano, pero bueno. Beh, Luca, Stefano e anche gli altri architetti. Ma sì, è un gioco di riferimenti magari idiosincratici e che non siano, ripeto, letteralmente riferimenti all'architettura o all'interior design, ma magari appunto in questo caso lì nasceva dal cliente, per pensare a questa idea parigina a New York. Sono come sono delle attrazioni, no? Uno sistema delle cose che sono magari sembrerebbero non prossime l'una all'altra, e invece le mettendole accanto si attraggono e producono una cosa nuova che non era prevista. Siccome noi non lavoriamo, non facciamo spazi che poi ripetiamo nuove volte, non abbiamo mai, come dire, applicato una ricetta che poi abbiamo venduto ad altri clienti sempre uguale, cerchiamo di fare sempre qualcosa di nuovo. Lavoriamo più sul prototipo e su una questione di unicità. È un lavoro entonces artesanal, dove cada cliente, cada spazio se toma come unico in sí mismo, no hay cosas que se van a repetir, o si hay algunos parámetros que después dicen, esto lo podríamos volver a usar, o... Beh, alcune cose di cui siamo soddisfatti possono essere evolute e trasformate in qualcos'altro. Però è sempre interessante trovare delle nuove chiavi per ciascun cliente, sicuramente.
Per esempio, il cliente in questione del negozio di New York era molto massimalista, e mentre il cliente di Aesop è un cliente più minimalista, che ha più un sentimento di un rigore dello spazio fatto di cose di molte meno elementi. Quindi la traduzione è inevitabilmente diversa per ciascuno. Bueno, este es un auditorio lleno de personas con mucho interés creativo, con ligados al diseño también. ¿Tienen algún mensaje, alguna algo para compartir e inspirar a seguir trabajando y mantenerse optimistas? Io sono qui per imparare, perché non sono né un architetto né da poco, quindi io vorrei chiedere i consigli a loro più che darne io. Certamente diciamo che l'interesse per la manifattura, per l'unicità, lo vedo crescere moltissimo. Vedo che c'è un desiderio da parte del in generale anche degli immaginari per quelle cose uniche. Penso che la fase della globalizzazione, che aveva bisogno di che tutto fosse uguale ovunque nel mondo, sia un po' andando indietro, per fortuna, e invece se vedo più il piacere di trovare cose sempre più speciali e uniche guardando i social media, ma anche la pubblicistica, o anche gli stessi clienti, devo essere sincero. Quindi sono molto molto, molto ottimista. Stefano? Sì, credo che il suggerimento migliore sia quello di non fermarsi mai a quello che è un'idea imposta e magari inconscia, che deriva dall'immaginario comune, come diceva Luca, ma di cercare magari di, almeno nel mio caso, cercare di andare oltre, cercare di, senza entrare senza cadere nell'esagerazione, magari cercare di osare e provare a creare nuovi immaginari, a creare nuovi punti di vista che possono essere altrettanto validi. En este momento estamos viendo un proyecto que se puede apartamento, de un piccolo appartamento di Milano, un pied-à-terre milanese, che si trova proprio al centro di Milano, per il quale l'idea era quella di dare un sapore della tipica discrezione milanese e della tipica invisibilità. Milano è una città segreta, invisibile, che si nasconde, molto pudica, e che soprattutto nell'epoca, negli anni 50, la borghesia era sempre molto austera e molto rigorosa. Poi le degenerazioni successive, che sono agli occhi di tutti ovunque nel mondo, ma anche a Milano, diciamo che non le abbiamo tenute in considerazione. In questo caso appunto volevamo pagare omaggio a quel tipo di estrema discrezione e di senso di un lusso completamente invisibile e nascosto, per cui la casa è stata fatta, non è questa, la casa è stata fatta tutta in sostanzialmente foderata in questa seta cruda, e con delle boiserie in tonachino. E i colori sono pochissimi e tutto è come se fosse una variazione su un tema soltanto, la casa. Ricordo che la cucina è molto speciale. Vediamola. No sé, la cucina è una cucina che abbiamo disegnato noi, che abbiamo fatto. Lì era un limite di budget, non avevamo un grande budget per quella cucina, avevamo un budget molto piccolo, e quindi l'abbiamo fatta con il linoleum, l'abbiamo foderata di linoleum, che è un altro materiale
che appartiene molto a Milano, perché è una città industriale, una città operosa, e quindi dagli anni 20-30 il linoleo fu usato moltissimo negli edifici pubblici. E noi l'abbiamo portato in alto, e da un'idea di morbidezza e da un'idea di quasi di lusso, ma in realtà è un materiale molto povero. È così, no? Sì, sì, è un materiale naturale che normalmente viene utilizzato per il rivestimento di pavimenti, dove la quantità rende necessario un risparmio, di conseguenza un prodotto più semplice, meno costoso sostanzialmente. E la sensazione tattile, la sensazione materica di questo materiale ci piace molto, e tant'è che lo usiamo spesso nei nostri progetti, e in questo caso, appunto, come diceva Luca, abbiamo deciso di utilizzare un prodotto specifico di un'azienda da cui ci riforniamo, e di rivestire la cucina. Quindi non è un utilizzo a pavimento, un utilizzo per una superficie di un tavolo, ma è un utilizzo verticale, che è abbastanza inusuale, soprattutto anche per le forme curve che ha la cucina. Non è un materiale che si piega facilmente, è stato un lavoro abbastanza complicato dal punto di vista dell'ingegnerizzazione del prodotto. Però per fortuna, come dicevamo poco fa, uno dei nostri punti di forza, se vogliamo chiamarlo così, è questa ricerca spasmodica di lavorare con artigiani e non fermarci mai alla superficie delle cose. E in questo caso specifico ci siamo rivolti a un artigiano, un piccolo falegname, che ci ha seguito dall'inizio e ha fatto questo miracolo, tra virgolette. Sarebbe bello tornare, si può riportare l'immagine alla cucina? Me encantaría, no sé dónde está la parte de las imágenes para que pongan la cocina de la parte de, sí, no sé si están las carpetas para buscar, sería el departamento Milano, casa de Milán. Casa Marchetti Milano. A ver. Lana, indietro. A ver. Indietro. No. No. Indietro. Realized work. Indietro. Peccato. Come si chiama? Departamento Milano? Casa Marchetti Milano. Casa Marchetti Milano. No, là, indietro. La casa, indietro. Casa Marchetti Milano. Là. Sotto Call Me By Your Name. Oh, gracias. La cocina tiene formas curvas, ¿no? Es como, sí. No tiene ángulos rectos prácticamente, parte del diseño, eso me imagino. Sí. Certo. Sí, sí. Diciamo che questa casa guarda molto agli anni 50. È una casa, come diceva Luca, con un'atmosfera molto calda, è un luogo di ritiro quasi. È un pied à terre, quindi un posto per... E la scelta è stata di utilizzare, in contrapposizione con questa materia, l'acciaio. Quindi l'unico elemento che possiamo definire spigoloso è l'acciaio lucido, che è un elemento ricorrente nell'arredo che è stato disegnato e nelle finiture che sono state scelte. E la cucina, appunto, è composta da questi cabinet rivestiti in linoleum, e il piano di lavoro e lo schienale della cucina sono in acciaio specchiato, quindi un materiale abbastanza in contrasto con quello che è il... Ese estilo de cocina lo usaron también para otra obra, puede ser, pero en amarillo, todas pintadas de amarillo, ¿no? Como hay quello, una però, quello però non era linoleum. Quella era la nostra prima cucina per la villa di Federico Marchetti sul lago di Como, eccola. E non era linoleum ed era, non era morbida, non aveva le curve. Era una cucina piccola.
dove il colore ci serviva per allargarla, per renderla più luminosa e più ampia di quanto lo spazio a disposizione ci permettesse, e dove abbiamo messo, come gesto un po' punk, un lampadario da esterni, da galleria, di Gio Ponti per Fontana Arte, che aveva una dimensione gigante e che per le proporzioni dovrebbe stare in uno spazio enorme, e invece noi l'abbiamo messa in una cucina piccola, occupando questo lampadario tutta la cucina. Come un cambio di scala assoluto, no? Una cosa, un spazio pequeño e un elemento grande. Podemos pasar sí. a la próxima obra, ya que vemos que hay otras sí, obras de ustedes. No sé si podemos pasar a la próxima carpeta, así ya vemos alguna otra obra de los trabajos que están haciendo ustedes en este momento. Faltaría la próxima. Vamos pasando las carpetas para ir viendo cómo es el próximo elemento. Les pido disculpas por cómo. Es un problema. Ahí estaba. Pasamos a ¿cuál no vimos aún? Ahora vediamo. ¿Este cuál va a ser? Vediamo. Questo è interessante. A ver, bueno. Questo è i nostri amici di Dedar, l'azienda che produce tessuti di Milano, con cui lavoriamo molto, ci avevano chiesto di allestire per loro la loro presentazione all'interno di una fiera che si chiamava Nomad. A Venezia, in quel caso, era un palazzo veneziano. Ognuno aveva un pezzettino di questo palazzo e dovevamo presentare il prodotto, e abbiamo immaginato questo soffitto a punte che dava l'idea di tutti, la varietà dei loro tessuti, e un pavimento a specchio che lo riflettesse, in modo tale che ci fosse un raddoppiamento, e abbiamo foderato la stanza di uno dei loro prodotti di alta gamma, che è un tessuto di un velluto di seta in colore oro, un po' riportandoci all'idea di Venezia come la città con questi tramonti dorati. E poi abbiamo creato questa sedia da sdraio, anche lì utilizzando un tessuto di Dedar. E in questo caso abbiamo collaborato con Massimiliano Baldieri, che è un creatore di luce, no? Sì. Come lo possiamo definire? Lighting designer. È un lighting designer con cui lavoriamo spesso, che ha dato coerenza interna al prodotto, al progetto. In questo caso la illuminazione, mi immagino che avrà sido uno dei fattori primordiales o importantes. En las demás obras también es un elemento de diseño que usan mucho. Beh, sí, la luz es importantísima, obviamente. Estoy diciendo una banalidad, pero sí. Pero en este caso específico, noi avevamo uno spazio senza finestre, avevamo una luz, una riflessione che era lo specchio, quindi dovevamo cercare di potenziare questo gioco tra il sopra e il sotto, senza che la luce fosse protagonista, ma invece creasse un'atmosfera. Altre volte, invece, la luce ha un ruolo di primo piano, a livello proprio di utilizzo delle fonti luminose. Siamo arrivati fino a creare una lampada per Fontana Arte, ma magari di questo ne parliamo tra un po'. Acá estamos viendo otro proyecto. Questa è una cosa molto speciale ed è l'unica volta in cui ho incrociato i due mondi del cinema e dell'interior design, perché ero stato chiamato per realizzare da Kim Jones e da Silvia Fendi Venturini la presentazione per la collezione di alta moda di Fendi dell'estate del 2021, che era ancora pandemia. E quindi per loro, loro avevano deciso che non avrebbero fatto uno show dal vivo, avrebbero fatto solo un film,
E quindi abbiamo deciso di creare questa immagine metafisica partendo dall'idea che la brand Fendi, la casa di moda Fendi, ha sempre avuto in mente, che è quella di una certa Roma metafisica. Poi loro hanno trasferito i loro quartieri generali da qualche anno al Palazzo della Civiltà e del Lavoro di Roma, nella zona dell'Eur, che appunto è una eredità dell'architettura fascista, ma contemporaneamente c'è questa idea di sospensione. E partendo dal codice della Maison, abbiamo ricreato un set. Questo è stato proprio un design dello studio, che avesse un'idea di astrazione assoluta e dove potessimo non raccontare una storia, ma far vedere l'evoluzione, l'evolversi della collezione tra il sopra e il sotto. E l'abbiamo ricostruito a Cinecittà e poi l'abbiamo girato e è diventato un mini film. Eso para Stefano fue algo nuevo para vos, pasar de la arquitectura a este mundo cinematográfico. No participaste, no estuviste. Io non ho partecipato a questo progetto, hanno lavorato su questo progetto i miei bravissimi colleghi, sì. Così come il progetto che abbiamo visto in precedenza. A ver, vamos a mirar otro proyecto, si tenemos a mano para mostrar. Acá estamos viendo. Questo è il nostro primo progetto, questa è Villa Casa Marchetti sul Lago di Como. Questo è il primo progetto che abbiamo fatto, di cui abbiamo parlato poco fa. Cioè siamo partiti dall'idea della filanda, abbiamo usato molto tessuto, come dicevamo c'era questo desiderio di colore, di pop da parte del cliente e di una sorta di rigore giapponese. E quindi noi abbiamo declinato le due cose usando... Questa è la cucina con il grande lampadario di Gio Ponti per Fontana Arte e abbiamo cercato di dare una costruzione geometrica molto forte, una ripetizione seriale del motivo, e però abbiamo usato colori molto accesi e molto forti come tutti questi tessuti da parati che si vedono qui. Principalmente abbiamo lavorato con i tessuti di Quadrat in questo caso e poi abbiamo consigliato e abbiamo costruito la collezione di arredamenti e di arte del cliente. Si vedevano poco fa delle cose molto importanti come uno specchio di Lalanne o Nakashima o altri pezzi così. Primero trabajaron con la espacialidad y después fueron, digamos, agregando los objetos, o ya había objetos que había que pensar y ubicar, fue un trabajo. C'erano pochi oggetti che il cliente aveva deciso di portare in quella casa. Insieme al cliente abbiamo costruito l'enciclopedia degli oggetti per la casa dal punto di vista proprio degli acquisti. Una volta che avevamo stabilito il progetto generale, ovvero quello che possiamo chiamare il guscio. Sì. Perfetto. Quedó algún proyecto para mostrar o están las imágenes ya? Questa è la presentazione che abbiamo fatto al Fuorisalone quest'anno, sì. By the Fire, che è stato progettato e curato da Stefano, dove abbiamo presentato due ambienti che si specchiano, che sono diciamo due saloni, con la ripetizione in due chiavi diverse di oggetti o di strutture, come la boiserie, il camino, il coffee table e il tappeto, che si riflettono l'uno nell'altro in una versione più scura e in una versione più chiara. E per quanto riguarda la luce abbiamo utilizzato sul lato scuro queste lampade che sono state progettate proprio dallo studio e che ora fanno parte del catalogo di Fontana Arte, queste applique, e dall'altro lato invece abbiamo dei pezzi storici dell'archivio di Fontana Arte. E come vedi il tappeto è una rielaborazione del lavoro fatto con Nigel Peake, che è stato realizzato con la manifattura di Cogolin. Il tappeto è un design che torna, il camino è un design che abbiamo studiato a lungo e che abbiamo cambiato le materie. Quello di prima era un camino fatto in ceramica verniciata e realizzata da Nymphenburg,
la grande casa di porcellane di Monaco, e invece quello di fronte, questo è un camino in ceppo di grès, che è una pietra che si trova soltanto in una cava a nord di Milano. Le boiserie sono state fatte in rovere, questa è in legno di palma, quella di fronte, e come gesto abbiamo messo questi bellissimi pezzi di un salone di Ignazio Gardella a completamento del progetto. Ed era la nostra prima uscita al Salone del Mobile, dove abbiamo fatto vedere un saggio di quello che ci interessa. Tu magari però vuoi aggiungere qualcosa sulla creazione dello spazio in sé della presentazione? Sì, come diceva Luca, l'idea era quella di, come debutto al Design Week, di esporre quelli che sono stati un po' i nostri approfondimenti fatti durante questi 5 anni. Quindi l'utilizzo della boiserie, l'utilizzo delle geometrie, l'utilizzo dei volumi semplici in addizione l'uno sull'altro. La creazione di uno spazio che è un'idea di quello che potrebbe essere un salotto secondo il nostro punto di vista, in questo caso 2 salotti uguali ma diversi. La galleria, come avete visto nelle immagini precedenti, era una galleria che si apriva verso il frontestrada con due grandi vetrine più l'aggiunta di una terza. Noi abbiamo deciso di chiudersi rispetto all'esterno e di creare questo involucro, questo, non so come definirlo, guscio. Questo spazio chiuso anche. Uno spazio chiuso, esatto, dove ritroviamo tanti degli elementi su cui abbiamo studiato e che abbiamo approfondito durante gli anni. Tessuti, colori, geometrie, volumi. Anche certe eredità spirituali, come per esempio in questo caso essere tornati al grande Carlo Scarpa nella definizione dello spazio attraverso la chiusura dello spazio con questi tendaggi, che sono un omaggio diretto per chiunque fa di questo di architettura. Insomma, quella è una delle sue idee più belle di allestimento di uno spazio. Era una fiera a Messina? Era una mostra su Antonello da Messina a Messina negli anni 50. E come vedete abbiamo anche scelto questi pezzi storici che fanno parte della collezione dello studio di Ignazio Gardella, che completano l'allestimento e dicono anche questi qualcosa di quella che era la nostra idea, la nostra pratica, ovvero l'utilizzo anche di pezzi di design storico che si accordano con quello che è comunque un'idea più contemporanea di un interno. E qual è il peso de lo antico e lo moderno? È algo che tratan di equilibrare eventualmente o è algo che surge? De los materiales, de los objetos, de los estilos? Certo, sì, c'è un equilibrio e magari, almeno parlo anche secondo quello che è più un ambito su cui lavora moltissimo Luca lavora moltissimo su tutti gli ambiti, ma nello specifico anche spesso l'idea di proporre un pezzo di design importante, un pezzo storico, viene accompagnata anche dall'idea di rivestire con un nuovo tessuto questo prodotto. Non c'è una sorta di sacralità dell'oggetto di design storico in quanto tale, ma viene a sua volta messo in nuova luce attraverso la rifodera, utilizzando un tessuto che magari non è immediato e consueto, viene scelto anche sulla base di un contrasto che spesso risulta essere molto contemporaneo, molto calzante per quello che è la nostra idea di interno. La tensione tra l'oggetto storicizzato, l'oggetto importante, l'oggetto prezioso e unico con lo spazio contemporaneo, trovo che sia molto affascinante. Stiamo molto ragionando anche sul motivo per cui, per esempio, l'alto antiquariato non abbia il ruolo che secondo noi dovrebbe avere.
ovvero tornare al certo tipo di pezzi di arredamento storici, classici del 600, del 700, nella quotidianità di, di uno spazio contemporaneo. O sea que hay una conversación entre la nostalgia y la actualidad y el peso del objeto antiguo es menor, o sea, prevalece más lo moderno, lo actual en los proyectos de ustedes. Speriamo di no, speriamo di poter evolvere questa cosa cercando di far parlare molto i tempi in maniera che un oggetto antico non appaia pesante ma appaia invece potente nel suo codice e che possa parlare a noi adesso. Perfetto. Non so se quedaron immagini per vedere o se già abbiamo tutte le immagini che... que generosamente nos mandaron del estudio y bueno, que claro, acompañan toda la conversación para entender, porque querramos o no, las imágenes son parte importante de este seminario y bueno, y de lo que ustedes hacen también, ¿no? Es fundamental Certo. Para poder hacernos la idea del trabajo. ¿Hay algo en particular que quisieran comentarnos, compartir con el auditorio? Io penso che sia una delle cose più esaltanti della pratica di lavoro che ho scoperto facendo questo studio è quello di lavorare con grandi artigiani che spesso magari sono in difficoltà perché non hanno modo di lavorare come erano abituati, perché se ne usano meno. Questa è una cosa bella, è una cosa che, per esempio, sono curioso di sapere, di scoprire in questo paese straordinario se esistano delle pratiche di artigianato antiche e che possono essere, diciamo, potenziate per nuovi usi oggi. Sì, desde già. Esperemos que no se pierdan, ¿no? Porque esa es una parte difícil, que las artesanías, digamos, el trabajo artesanal, si no se cuida y se mantiene y se pasa de alguna manera como una actividad también lucrativa, no prevalece en el tiempo, lamentablemente. Pero sí, desde ya la Argentina tenemos cuero, tenemos de madera, bueno, de todo un poco. Seguramente han podido hablar también con todos los especialistas que hay en Dara, que tienen, bueno, muchísima información al respecto. Y bueno, yo por mi parte agradecerles en nombre de todo el público y en nombre de Dara por volverlos locos con las preguntas, pero bueno, por lo menos muchas gracias por, no, por responderlas. Muchas gracias. Gracias. Grazie.